Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Finalmente siamo qui di nuovo su Uncharted 4. Quanti di voi lo stavano aspettando? Ma ora basta più aspettare. Cominciamo subito. Bene, dovevamo seguire sto coglione del fratello di Nathan. Andiamo, dai, dammi la mano. Sembra da porgi meglio però sta mano. Stava per cadere anche quell'altro sto coglionazzo. Le suore ti danno da mangiare. No, quelle pensano solo a fumare, stai droghe. Dove sono gli altri? A un ritiro religioso. Mi ricordo. Come sta, padre Duffy? È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. Nah, non mi servono ramanzine. Si è sbattuto la faccia. Ma ti levi dalle palle che non riesco a salire, coglione. Oh, finiamo in strada? Oh, è stato ragazzi, ci sono delle movenze impressionanti, guarda. È realistico al massimo il modo in cui si cade, camminano. Uncharted è stato sempre il massimo come gioco. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. Coglione, la porta è chiusa? Ma non hai controllato come dice l'altro coglione di tuo fratello? Dall'alto. Ah, c'è la corda, ma lassù la corda però. Guarda. Cazzo che mira, oh. Complimenti. Non me l'aspettavo. L'hai mai fatto prima? Un paio di volte. Aspetta, ma stai salendo tu e a me mi lasci qua sotto? Poi me la butti la corda, vero? Grazie. Oh, dovresti salire. Dai, così. Comunque è una bellissima... Ah, da lì ti faceva schifo salire? Sei come Lara, tu. E tu cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Chi? Crystal? Ma abbiamo alti e bassi. Per ora soprattutto bassi. Ah, ok. Ok. E ora? Niente pau? Niente pa. Oh! Non pensare e salta! Puoi farcela! Prendo un po' di rincorsa però prima. Non vorrei spiaccicarmi là sotto. Mamma mia, per un pelo! Che cazzo! Visto? Niente di che! Ma certo! Stavamo per screpare! Resta con me! Sì, sai come ce la passiamo bene restando con te? Forte, eh? Fortissimo. Ce la fai? Oh! Di qua, ti seguo. Che precisione! Beh, bravo! Complimenti agli sviluppatori, proprio. Tra poco c'è un salto. Ok. Cazzo, ogni salto ha una movenza diversa. Ci sarà stato un lavoro fantastico qui dietro. Insomma, tu c'hai una mira impressionante, guarda che oh. Prima io? Sì, vai avanti. Ma perché per testare la corda? Non sei sicuro?
Aspetta, prendiamo un altro po' di rincorsa. Credo che questa basti. Perfetto così. Tu? Mamma mia, che faccia da drogato che c'ha sto ragazzino. Oh, quello è morto. Oh, ce la fai? Dai, 3 ore, forza. Davanti a noi? Vai prima tu. Così si spezzi l'osso del collo. Oh, ma ce la stavamo per fare a cadere, vero? Vai che ti sei... porca troia, sembrava che stavo per cadere. Forza Nathan, là sopra. Non la vedi la sporgenza? Se sei orbo? Oh. Aspetta, ma stai scherzando? E dai! No, aspetta, c'è qualcosa che non va qua. Ah, devo prendere da questa parte? Ma queste cose non si rompono? Non si sono rotte. Bel panorama, eh? Sì. Non male. Aspetta, boom. Eri già stato quassù. Su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Infatti. Più o meno. Dove cazzo stiamo andando? Riscende? O si gira? Ah, aspetta okay. Qui. Oh, che è tipo una volata all'Assassin's Creed questa? Oh, dove cazzo è sceso questo? Qualcosa mi dice che a un certo punto della discesa dovremmo premere il tasto quello per saltare. Ok, io sono pronto. Tu, Nathan? Oh, tu mi prendi se sbaglio, vero? Vero che mi prendi? Oh, merda! Per un pelo! Mi ha preso per un pelo! Ma che figata sto gioco! Sì, certo che sì. Sì, certo che sì. Forza, seguimi. No, non stiamo facendo altro da mezz'ora. E poi dove stiamo andando non si sa, vero? Sai cosa? Cosa? Questa volta lo fai tu. Ah, ti pareva. Grazie. Davvero? Ma poi sì, sto mezzo metro di corda che c'hai in mano, qua dove dovrebbe arrivare? L1 per lanciare. Guarda che siamo bravi già. Bravo, Nathan. Primo colpo. Ci okay. Buttiamo? Ma sì, che cazzo ce ne frega tanto a noi. Visto che bravi. Oh, okay. Sei già qua tu. No, tu non sali. Devi restare là sotto, a penzoloni, coglione. Dai, forza che ti faccio salire, testa di cazzo. Oh, che è successo? C'è un martello, ti pesto le dita come nei film di Tom e Jerry. Scendi. Aspetta, ma per caso qualcosa non va? Oh. Io vado avanti, eh. Poi dove cazzo dobbiamo andare? Ah, c'è la scala qua. Tu ti butti da lì, vero? Bravo. Non lo so se è normale questo nel gioco. Ci sarà stato così quel tipo qualche bug, non lo so. Siamo liberi. Sì, liberissimi. Bene. Che te ne pare? Eh? Wow, ma che è sta 2,50? Merda? 2,50? Che stai farneticando? No, è la 500 2 cilindri. Incredibile. Già. Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. Piano con le parole, okay, eh. Devi sapere che sono... Per quanto è un ladro, già l'ha rubata lui. L'ho comprata lavorando sodo. Sì, dai, sì, su, domani. Monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché... cerchi di farti perdonare. Certo. Cazzo hai combinato? Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Ah, no. Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto sì. Bene, ma... starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Circa un anno. Al massimo. Ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? No.
Come puoi farmi questo, Sam? Si può fare sempre di più nella vita. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni uscirei. Paio d'anni? Portami prima con te. Prima avevi detto uno, però. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi. Abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata. Sì. No? Certo. Già si vede nell'inizio del gioco come ce l'abbiamo bene insieme. Sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Non ti pareva? C'è dell'altro. Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, certo. Non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Oh, guido io però. Te la senti? Ovvio. Il gioco è questo, o me la sento o me la sento. Ah, qua siamo già da... già cominciamo benissimo. Sto a star ma facile lo che sperava, eh? Cazzo ridi, coglione. Dovrai impegnarti un po' di più, dico. Cioè, acabiamo con este. Già. Fatti sotto. Eliminalo! Cingala este, gringo, si sape peleare, eh? Giù te pesto come l'uva, bello. Lo stesso? Dai una palizza! Ehi, eh? Oh, cabron! Ma che te mate? Te mato io a te! Demuéstrale al gringo chi manda! Oh! Sto va a ser divertido! Ya! Che tal esto? Bastardo, lasciami andare! Non mi rompere i coglioni! Dammelo! Sì, ancora anche a te! Luccia come un hombre! Oh, cazzo! Bene, te la sei cercata! Oh, ma che cazzo, ma lo vogliamo pestare a sto coglione? Non puedes conmigo! Tu lo empezaste, però io... Toma esto, pendejo! Ma che te pesto io, te culo! Ora ti sfondo! Insomma, quanto è resistente questo? Solitamente su Uncharted con due colpi lo ammazzi uno. Merda! Ti spacco la faccia, coglione! Ora sì, Gustavo! Te vas a arrepentire. Bellissimo. Dale una palizza, amigo. Andiamo, amigo. Te voglio matare come mia. Il fango, no. Te mato io. Te voglio serrare la bocota, gringo. Ah, cazzo. Lasciami. Ya basta. Ancora parli. Rompere il cranio. Ya basta, idiota. Idiota. Non era una risa. Vero, piccoletto? Vuoi ammattare, dico come merda? Chiamami quando merda sarai tu sei. Abbastanza alto per le giostre. Ti vuoi scacciare per il culo? Solitaria! Caglialo! Devo stare sperando a chi, eh? Cazzo vuol dire caglialo? Aspetta. Tienilo, forse. Dove siamo qua? In una prigione messicana di merda. Sicuramente. Apre. Apre. Andiamo. Bella. Tanto tempo, dovrò restare qui dentro. Ah, non si sa. Eh? E dov'è il bagno? Ce l'hai davanti. Ah, sei tu il cesso? Gracias. Gracias, ste parado i coglioni. Comunque è abbastanza bello qua, eh. Anche il letto sarà molto comodo. Alzati. Ah, qualcuno che parla la mia lingua? Stavo facendo un gran bel sogno. Ehi, stavi sentendo? Va bene, piano. Qualcosa mi dice che non sta andando troppo bene questa cosa ora. Dove andiamo? Cazzo, ragazzi, ma che grafica però. Va bene, calmati. Per favore. Non ci liberiamo di queste manette. Magari potrei farmi una doccia.
Kayate. No, siamo già abbastanza puliti così. Perché esagerare? Poi nelle docce in prigione succedono cose strane, ah, meglio di no. Ma si capisce da qua giù. Oh, idiota, sali le scale. Oh, idiota, ci sarai tu. Come mi tolgo queste manette, te le infilo nel culo. Un prigioniero, apra la reja. Sta per succedere qualcosa. Tanto piacere. Mi sa che ci fucilano adesso. Che luce e umidità. Benvenuto a Panama. Ehi, gringo. Dove? Dillo che esiste a Gustavo. Tengo un cuchillo che tiene tu nombre, amigo. Non lo so che hai detto. Non ti capisco. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Parla spagnolo. Muévanse. Quítense, cabrones. Ehi, ehi. Tranquillízate. Visto hai degli ammiratori. Già, un pubblico adorante. Già. Qua ci fanno la pelle di sicuro. Guarda quello come si fa i dorsali. Vai. Ma vai dove? Apri la reja. A dónde lo llevas? È una sorpresa. Cazzo, si ridono questi Divertete. Due. Sembra che ci stiano per buttare nella tana dei leoni. Aspetta, cosa hai detto? Lo scoprirai molto presto. Te l'albertini. Cazzo, ci pareva. Aspetta, vorrei uscire un attimo. Ah, non è possibile. Appena mi tolgo le manette, ti finisce male. Aspetta, c'è uno spazio? Che cazzo, però. Che vi ho fatto di male io? Non c'è corogne. Aspetta, che fai con quel manganello? Allora, a lui pestatelo come vi viene prima. A me non me ne frega un cazzo. Più forte, così, proprio. Ci devi dipingere il muro con il sangue. Però a me, possibilmente, lasciatemi in pace. Guarda, queste sembrano cose di stanze di tortura. Cazzo, dove stiamo andando? Stiamo girando in tondo? Questa è la mia cella? Ci sono le scale qua. Va bene. Dove sei tu? Ah, no. Devo andare da quella parte. Dopo di te. Nei sotterranei? Qua va di... Sì, nella padella alla brace, ma che comincio cazzo. Comincio a insospettirmi. Sai, questo non sembra affatto l'ufficio del direttore. Infatti, neanche a me. Ci sono dei topi che sembrano cani. Che hai ricevuto? Da dove? Dall'altra parte o da quella? Da qui? L'altra sinistra. Sì, signore. Ho capito. Cioè, che poi io non ti sento bene. C'è un problema con le cuffie che nel prossimo video devo risolvere. Qui dentro. Ah, che bello qua, all'aperto. Ah, grazie. Sei molto, molto gentile. Siamo arrivati. Dove cazzo siamo qua? Bene. Ok, mi toglieresti le manette? Voglio una fetta. Che dici? Fetta? Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi, gringos. Sì, Ray ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti hanno detto di non aprire. Ah, e mi hanno anche detto di non accettare mazzette, o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. Noi ce ne sbattiamo le palle di questo, ma stai vero? Attento, a 300 anni. Oh, ma che... sembri un Era professore. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia. E l'ha fatta franca. Era su un libro. Bravo. Più Ora di poi... 400 milioni di dollari in oro e gioielli. Tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì. Conosco già la storia. Sono un sacco Puoi di soldi. Arrivare al punto. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ah, ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso. È una metafora. No. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Voglio una fetta. Ok, facciamo così. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti
Dai, forza, non ti fare pregare. La lettera? Dai, dammi sta lettera, forza. E come pensi di arrivarci? Scalando. No, davvero. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fitta. Sì, con quella Cerca pancia. Di non crepare. Sì, questo è il piano. Hai portato ciò che ti ho chiesto? Sì, l'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro, vicino alle casse. Bene ragazzi, anche il video di oggi su Uncharted 4 finisce qui. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, lasciate tanti bei like, tante belle condivisioni e soprattutto iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Uncharted 4. Bella raga!